Un altro dice: mai visto nessuno fare politica come lei. Ecco, questo è un complimento che davvero mi fa onore, perché come vescovo, come cristiano, io non posso non fare politica, intendendo per politica il senso alto del bene comune. Io non faccio partitica, cioè non faccio attività di carattere strettamente amministrativo, di carattere strettamente partitico, di schieramenti, ma ciascun cittadino e ciascuna componente della vita sociale deve fare politica in senso altro, cioè riflettere, confrontarsi, contribuire per quanto di sua competenza al bene comune. C'è una dottrina sociale della Chiesa che ci impegna moralmente come cristiani ad essere presente sullo scenario della vita cittadina. Io sono stato a ottobre a Reggio Calabria alle settimane sociali dei cattolici, perché i cattolici devono essere nella vita sociale ed essere presenti nel dibattito politico, ovviamente nel rispetto delle competenze di ciascuno, ma guai a noi se non ci interessassimo del bene comune. Questo credo non solo che è giusto e bene farlo, ma sento il dovere morale di farlo.